A tutti una buonasera amici telespettatori di Canale 3 Toscana e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento del post telegiornale di Canale 3 Toscana. Partiamo e presentiamo questa sera quello che vedremo in questo weekend, ovvero trattiamo e presentiamo lo spettacolo che si terrà proprio sabato ore 21:15 alle Fonti di Pescaia, Amore Amaro, che rientra nel calendario di Sboccia l'Estate, il calendario di eventi della Compagnia dei Teatri di Siena. Amore Amaro è organizzato dal direttore artistico Marcello Valassina, direttore artistico della compagnia Francesca Selva, che ci parlerà proprio quest'oggi di quello che andremo a vedere sabato. Innanzitutto buonasera Marcello. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie per averlo accettato. Allora, parliamo un attimino di quello che vedremo sabato, perché si tratta di una versione inedita di Amore Amaro. Una versione inedita in quanto è stata aggiunta una parte che appunto debutta qui proprio in occasione della serata di sabato, e prevede appunto un ulteriore approfondimento di quello che è il linguaggio coreografico di Francesca Selva, che parte da delle citazioni di Roland Petit, che era stato un suo collaboratore, insomma, aveva lavorato con lei in giovanissima età, per arrivare poi a citazioni di teatro danza e danza contemporanea. Con l'interpretazione dei due danzatori, Luciano Nuzzolese e Claudia Mazziotti, che avremo appunto occasione di vedere sabato. Sabato ovviamente alle Fonti di Pescaia. Ci può parlare di Amore Amaro innanzitutto? Di che cosa tratta, che cosa vedremo proprio nello specifico, che cosa vorrà vedere il pubblico? Amore Amaro è uno spaccato di vita che praticamente per la durata dello spettacolo condensa quella che è appunto la durata di un incontro. Il sottotitolo di Amore Amaro è Romeo and Juliet Just Married, cioè che cosa sarebbe successo se Romeo e Giulietta si fossero sposati, perché è una denuncia un po' di quella che è la routine spesso quotidiana che può essere presente all'interno di una coppia, la routine anche della vita con cui ci scontriamo tutti i giorni. E talvolta la routine quotidiana, che è quella appunto di alzarsi sempre la stessa ora, di andare a fare la spesa, di fare sempre gli stessi gesti, possono minare a volte un rapporto, anche se parte da dei presupposti molto profondi o meno. Il vero amore può veramente sopravvivere a quella che sono poi le inquietudini anche della vita? Questa è la domanda che Francesca si è posta e che ha voluto sviluppare in questo racconto. Ci sono momenti di ironia, momenti più grotteschi, momenti più drammatici, sicuramente coinvolgenti. Ricordo che lo spettacolo nasce dalla coproduzione col Teatro du Centre del Festival di Avignone Off, che debuttò un paio di anni fa appunto ad Avignone Off, e che invece in questa versione inedita prevede un inserimento ulteriore, che proprio per l'edizione di Sboccia l'Estate, ed è un regalo che Francesca Selva fa al pubblico senese. Ecco, un regalo e anche un quesito, una provocazione, insomma, che ha voluto lanciare anche al pubblico senese, quindi sarà attivamente anche coinvolto in un certo senso il pubblico, sì, quantomeno psicologicamente. Sicuramente gli spettacoli di Francesca sono sempre molto coinvolgenti da un punto di vista emotivo, e quindi sono sicuro che anche in occasione della serata si verificherà questa cosa. Ecco, da quant'è che lavorate su questa versione, diciamo nuova se vogliamo, di Amore Amaro? Dunque, lavorare proprio praticamente sono stati questi ultimi mesi, nel momento in cui appunto c'è stata data la notizia della partecipazione. In realtà questo era un lavoro che già nella mente di Francesca era una cosa che un po', diciamo così, aveva fatto breccia e ci stava un po' lavorando da un po'. Questa sensazione di amarezza ha voluto un attimino approfondirla. Ecco, sicuramente. Ecco, qual è appunto il messaggio che volete lanciare? Un pochettino ce l'ha già detto, cercare anche di uscire un po' da quella che è la monotonia della vita. I riscontri che avete potuto ricevere fino a questo momento, quali sono stati, da chi ha già visto insomma il lavoro? Dunque, questo è uno spettacolo che ha girato abbastanza,
È stato rappresentato in Spagna, è stato rappresentato in Ungheria, è stato partecipato a diverse rassegne in tutta Italia e devo dire che l'accoglienza è sempre stata molto, molto favorevole, sia da parte del pubblico che da parte della critica. Quindi ci auguriamo che il successo riscontrato finora sarà confermato nella serata di sabato alle Fonti di Pescaia, appunto. Perché venire a vedere appunto Amore Amaro? Ma per tanti motivi. Uno dei motivi, secondo me, è che uno degli sforzi che ha fatto il Comune di Siena è di rendere ad ingresso libero tutti questi spettacoli, che sono veramente tanti, e quindi un modo veramente per far partecipare il pubblico senese e non, che si trovi a Siena in questi giorni, nei giorni passati, di partecipare a degli eventi culturali ed artistici. Tra l'altro il direttore Vincenzo Bocciarelli ha voluto coinvolgere anche le realtà locali e questo devo dire che va a suo... è un impegno che noi ci sentiamo di appoggiare ovviamente. Secondariamente perché è all'interno di una cornice spettacolare, sì, che è quella delle Fonti di Pescaia, quella che è stata chiamata l'Arena dell'Acqua dal nostro direttore artistico, quindi sarà l'occasione anche di sperimentare uno spazio nuovo, che non è uno spazio teatrale, è uno spazio splendido, però anche qui è l'occasione per il pubblico senese, qualora non lo conoscesse, di entrare in contatto con questo angolo particolarmente bello. Allora, abbiamo parlato di quello che è appunto il messaggio che si vuole lanciare in Amore Amaro, quello che andremo a vedere e anche il coinvolgimento del pubblico. Parliamo anche però della forza lavoro che c'è dietro, perché comunque sia si parla di mesi di lavoro, ci sono delle persone vere e proprie. Ecco, quanti siete più o meno, direttore, che lavorate da mesi a... Allora, la compagnia ovviamente ha lavorato finora non soltanto su Amore Amaro, ma anche sulla nuova produzione che è Pop Love, che speriamo e ci auguriamo di poter presentare nella prossima stagione teatrale, certo, proprio qui a Siena, e che debutterà a settembre. I danzatori sono, abbiamo 7 danzatori che rappresentano ormai il nucleo stabile, con cui appunto portiamo il lavoro di Francesca in tante parti in Europa, in Italia, e ci è capitato anche fuori Europa. Siamo appena tornati da una rappresentazione in Ungheria, partiamo per il 30 di agosto per il Belgio, quindi i movimenti esistono e ci sono. La compagnia consiste sostanzialmente quindi dei 4 danzatori, della coreografa e di un service tecnico che ovviamente è necessario quando dobbiamo allestire spettacoli in tutte le varie situazioni che si presentano, teatrali ma non solo teatrali. Uno dei lavori che ultimamente Francesca sta facendo è quello di portare proprio la danza per le strade, per le piazze, per luoghi non convenzionali, come sarà come l'occasione di sabato. Ecco, appunto, mi ha praticamente servito un assist a riguardo, perché volevo chiederle appunto, c'è differenza nel mettere in scena uno spettacolo all'aperto, in questo caso che possa essere le Fonti di Pescaia, o invece proprio nel classico teatro? Sì, sicuramente c'è molta, molta differenza e ognuno presenta dei pro e dei contro, se okay, vogliamo. Il fatto di poterlo rappresentare nelle vie, nelle piazze, permette di intercettare un nuovo pubblico, di, come ci è capitato, di trovare anche nuovi fan in qualche maniera, che colpiti dallo spettacolo ci hanno poi seguito, hanno voluto avere informazioni in più, se non per la danza, magari per la musica, okay, che è stata scelta. Quindi questo è sempre un feedback positivo che si ha in questi casi. Sicuramente il fascino del teatro è impareggiabile sotto tanti punti di vista, è un po' più impegnativo per quanto riguarda però la parte dell'allestimento tecnico, dei costi, anche di chi deve ospitare ovviamente degli spettacoli nei teatri. Chiaramente, chiaramente. Allora, direttore, in ultimo chiederei insomma di fare e volgere un invito a chi ci ascolta a venire a vedere appunto sabato 24, quindi domani sera, lo spettacolo Amore Amaro.
venite a vederlo perché sarà uno spettacolo sicuramente molto coinvolgente, in una cornice fantastica, le serate sono ancora belle e quindi questa è un'occasione sicuramente ancora una volta per incontrare il linguaggio poetico di Francesca Selva, di una produzione che nasce comunque nel territorio senese e che quindi questo è per noi un grande vanto. Molto bene, allora io a questo punto ringrazio proprio il direttore artistico della compagnia Francesca Selva per essere stato con noi, per averci spiegato quello che andremo a vedere. L'appuntamento quindi è spostato a domani sera, domani sera 21:15, Fonti di Pescaia. Ringrazio nuovamente per la presenza il direttore, grazie mille, e auguriamo a tutti un buon proseguimento di serata e chiaramente restate con noi per i prossimi approfondimenti del Post Telegiornale. Ci vedremo la prossima settimana.